Porto anzitutto a tutti il saluto del governo e il saluto mio personale. L'ECM non è solo uno strumento di crescita professionale per gli operatori, ma è anche uno strumento potenzialmente idoneo a sensibilizzare gli operatori rispetto agli obiettivi di sanità pubblica a livello nazionale e regionale. Questo è un aspetto, a mio avviso, che va sottolineato perché voi tutti sapete l'evoluzione impressionante che ha avuto negli ultimi 20 anni. Basta vedere l'andamento demografico degli ultimi 20 anni, che ha avuto negli ultimi 20 anni e che avrà nei prossimi 20 il mondo della sanità. Voi tutti sapete che se abbiamo delle sanità a diversa velocità in diverse regioni italiane, non è per un processo, per così dire, statico o lento, ma per un processo dinamico. La sanità è come un treno in corsa. Chi ha una buona sanità, le regioni che hanno una buona sanità, se non provvedono a una manutenzione continua del sistema, si trovano indietro in tempi rapidissimi, in tempi brevissimi. Ecco che l'aggiornamento degli operatori su quelle che sono le linee via via emergenti e via via di cambiamento dei processi sanitari è assolutamente essenziale ed è essenziale che avvenga in tempi brevi. Per questo è stato necessario ridisegnare il sistema dell'ECM proprio in questa direzione. L'ha già sottolineato il Presidente Balducci, però vorrei ricordarlo anch'io. C'è una profonda differenza di taglio fra il convegno dell'anno scorso e quello di quest'anno. Direi che sono due convegni, due conferenze profondamente diverse l'una dall'altra. L'anno scorso era l'occasione per presentare non solo gli stakeholder, ma tutti gli operatori della sanità quello che è il nuovo sistema dell'ECM, quindi l'accreditamento in capo ai provider e non agli eventi, quindi l'estensione degli eventi da eventi congressuali a formazione a distanza, a formazione sul campo. Quest'anno il taglio è completamente diverso. Quest'anno si passa dalla definizione del sistema alla necessità di calare il sistema nella realtà. Quindi il convegno di quest'anno è mirato al confronto con gli stakeholders proprio per mettere a punto le regole di applicazione del sistema. L'obiettivo è stato detto, ed è anche il titolo di questa sessione iniziale, è proprio quello di mettere il professionista al centro della formazione continua. Direi è un obiettivo, per così dire, secondario, perché l'obiettivo primario in realtà è quello di mettere l'ammalato al centro dell'atto medico, quindi l'ECM dovrà comprendere e la comprenderà fatalmente anche negli insegnamenti di umanizzazione o comunque intesi a mettere sempre più l'ammalato al centro dell'atto medico. L'ammalato deve essere al centro dell'atto medico, il professionista sanitario deve essere al centro della formazione. Quindi è necessario che vengano messe a disposizione del professionista tutte le opportunità formative che voi qui rappresentate. Oggi ci sono, siete tutti gli attori del sistema, dalle regioni alle società scientifiche, alle aziende sanitarie o agli ordini e collegi, agli altri provider.
E c'è anche la Commissione ECM, Commissione ECM che noi abbiamo voluto avesse un ruolo più incisivo rispetto al passato, che quindi non avesse solo un ruolo propositivo come ha avuto, che abbia anche un ruolo di monitoraggio, ma soprattutto, e oggi siamo alla prova, oggi siamo all'applicazione di questo concetto, un ruolo di interazione con gli stakeholders. Quindi, e questo è l'invito che io faccio a tutta l'Assemblea, quella di essere attivi e di interagire con la Commissione ECM proprio al fine di mettere a punto gli strumenti, le regole di applicazione del sistema. Quindi la parola simbolo, il segnale forte di questo convegno deve essere proprio l'interazione. Non ascolto, ma interazione. Interazione vostra, cioè di tutti i presenti con il sistema che va dalla CM alle altre strutture del sistema stesso. Il sistema è complesso, molte problematiche sono state affrontate in questo periodo. Abbiamo il problema delle società scientifiche che, essendo non profit, hanno avuto delle criticità ad interagire con l'industria stessa che ha avuto il problema del reclutamento diretto, ma queste problematiche sono in fase di soluzione proprio grazie a un confronto continuo e sistematico. Io mi fermo qui per lasciare corso agli altri relatori ad andare più nel vivo della questione, avendo voluto fermare proprio questi due concetti fondamentali che vi ripeto. Il primo, il ruolo importante dell'ECM proprio in quello che sono gli obiettivi di sanità pubblica che via via vanno cambiando e che via via devono essere conosciuti da tutti gli operatori del settore. E il secondo, quello relativo a questo convegno, che deve essere un convegno di forte interazione, un convegno di forte scambio di opinioni e di costruzione di regole per il sistema. E quindi con questo che vi lascio e auguro naturalmente un buon proseguimento del convegno.